questa notte? Eh? No, non avete dormito nonostante l'aria condizionata. Io lo so perché non avete dormito, un po' per il caldo, un po' perché pensavate a quanto spendevate di bolletta con l'aria condizionata. Allora, parliamo di questo aspetto che in questi giorni ci riguarda molto da vicino. Pochi istanti fa si parlava di insalata di riso, non si butta niente, quindi tre filetti, che facciamo? Lo teniamo solo per uno spazio, ci accompagna anche per questo, assieme a Marco Buoni, direttore Centro Studi Galileo. Come rinfrescare le nostre case? Quanti tipi di climatizzatori? Si fa presto a dire aria condizionata. Sì, assolutamente, l'aria condizionata è un impianto importantissimo. Io direi che è importante tanto quanto il riscaldamento ormai. Il riscaldamento ce l'abbiamo d'inverno, invece ormai l'aria condizionata è diventata di uso comune nell'estate. Abbiamo diversi tipi, abbiamo tipi ovviamente che si possono comprare a necessità, quindi degli impianti portatili, di aperture portatili, monoblocco. Possiamo avere degli impianti split, possiamo avere degli impianti più centralizzati. Allora, diciamo che abitiamo in un bilocale, trilocale. Quali macchine è il caso di installare e quanto costa? Allora, ovviamente lei parla di impianti, cioè di case esistenti, un appartamento esistente. Lì la cosa migliore è o mettere un impianto split, che in 2 ore, 3 ore lo monti, l'installatore qualificato, certificato te lo monta. Oppure, se la necessità è urgente, vai in supermercato e prendi un impianto portatile che ti abbassa la temperatura, oppure un dehumidificatore. Anche il dehumidificatore fa il suo effetto. Lo so che tra filetti è molto, molto piacere di Sì, un questo. uomo, un deumidificatore, però Marco, è rumoroso quello portatile? Sì. Allora, il discorso è quello. Effettivamente il portatile ha il compressore al suo interno e quindi è rumoroso, perché il compressore è all'interno della tua stanza dove tu dormi, dove tu fai le tue attività. Invece l'impianto split ha un'unità esterna sul balcone. Poi, se l'appartamento magari è da ristrutturare completamente, forse è il caso di prevedere. Sì. Abbiamo bellissime tecnologie. Tra l'altro l'Italia è leader mondiale su questi impianti. Io consiglierei, se uno dovesse ristrutturare casa in maniera importante, di mettere un bel impianto in versione di ciclo, freddo e pompa di calore, così hai d'inverno la tua bella pompa di calore che ti riscalda l'ambiente ed estate il tuo condizionatore con un unico impianto, senza avere, quindi essere indipendente dal gas metano, per esempio. Però ci ha girato intorno, non mi ha parlato di cifre. Capisco che a stanza quanto si spende? Da un Ovviamente. minimo a un massimo, su. Sì. Ovviamente se parliamo di impianto split, che è quello più comunemente utilizzato, a stanza sarà sul 1.000-1.500 euro, inclusa l'installazione. L'installazione è importantissima, che venga fatta da una persona certificata, Certo. qualificata, e tra l'altro esiste un sito internet www.fgas.it del Ministero dell'Ambiente con l'elenco di tutte le imprese e le persone certificate che possono 1.500 fare. euro a stanza? Da 1.000 a 1.500 euro. Non spendiamo poco, perché poi vediamo che. Certo. Chi più spende meno spende. Comunque Rocco Schiavone avrebbe risposto vabbè, ci siamo Ci capiti. siamo capiti. Tre filetti, un uomo, Sì. un climatizzatore. Gli aumenti non hanno risparmiato neanche questo settore, tanto per le macchine quanto per l'energia e quindi. Soprattutto per l'energia, Timperi. Sulle macchine abbiamo registrato, e questo è l'unico dato positivo. Nel senso che l'aumento e la tecnologia che è stata immessa, via dicendo, un abbassamento dei costi rispetto ad anni passati. Mentre invece sono cresciuti tantissimo, ed ecco perché ci sarebbero dei consigli da dare molto importanti, per esempio quello con cui voleva giocare la parola deumidificazione. Io sono andare verso la deumidificazione dell'appartamento piuttosto che l'abbassamento della temperatura, Certo. perché io l'ho provato anche, non solo io, ma tanti Vabbè. altri. Insomma, si ottiene risultato importante di stare al fresco e si paga molto meno. Il risparmio sulla bolletta è decisamente superiore. Ecco. Quindi bene da un lato l'abbattimento dei prezzi, ma dobbiamo stare molto Che attenti sui poi, costi delle bollette. se tieni i climatizzatori accesi e contemporaneamente fai la lavatrice, potrebbe saltare il contatore. Quindi, quanto costa portarlo dalla configurazione base che è 3 kW e spiccioli Sì, a 4,5, sì. a 4,5?
Francamente, anche qui abbiamo delle esperienze. Il 3 di potenza, senza andare al 4 e 5, che però giustamente si consiglia qualora sia la lavatrice, la lavapiatti, il frigorifero, che ovviamente hanno tutti. Che non ce lo vuoi avere. È almeno, sì, certamente, è circa 100 euro, da 80, 90, 100 euro per andare nella nuova graduatoria del 4,5. Sì, bisogna fare delle spese, poi naturalmente c'è una ricaduta anche sul costo del kilowattore, non è elevatissima, però c'è anche... Insomma, è la somma che fa il totale. Certo, classe... però il 3 è già sufficiente, è già sufficiente ed è quello che praticamente quasi tutte le famiglie hanno. Mm. Classe energetica è una cosa sì, da tener conto. Importantissimo, ecco, su questo per esempio... Dico una cosa che vi stupirà un pochino. Io preferisco veramente spendere qualcosa in più per avere una classe energetica superiore, la cosiddetta A con i vari più che ci sono. Siamo arrivati, se non sbaglio, a 3 più, se non mi sbaglio, ma il massimo dell'efficienza energetica. Preferisco spendere lì perché si ammortizza immediatamente con l'abbattimento delle bollette elettriche. Questo è molto importante. Ecco, qualcuno dice, ah! Ah, ecco, ah! Buoni, allora, tracciamo la linea tra vantaggi e svantaggi di climatizzatori portatili rispetto a quelli fissi. Consumano più o meno degli split? Allora, ovviamente quelli portatili, avendo un tubo che scarica con l'aria calda all'esterno della finestra, consumano di più. Consumano di più, almeno un 30% in più le consumano, quindi io consiglierei sempre di mettere un impianto fisso, che è definitivo, uno per stanza, e ovviamente poi bisogna ovviamente configurare in un certo modo. Invece il portatile purtroppo ha dei problemi di configurazione, che uno deve mettersi la stanza, aprire la finestra, mettere il tubo, o molte volte le persone non lo fanno in modo però corretto. Va anche detto che le unità esterne fanno rumore e sprigionano calore, non sono neanche belle da vedere. Esistono degli impianti monoblocco che hanno tutto all'interno dell'appartamento, soprattutto nei centri storici, edifici storici, sono molto utilizzati, anzi vengono prediletti. Sì, ma anche qui attenti, bisogna assolutamente denunciare le cose sia all'inquilinato, perché ci sono dei regolamenti, e sia anche in alcuni casi l'ente comunale mette Lo so, però magari poi nei piccoli paesi, ma quello è amico di quello è amico di quell'altro, è difficile muoversi in una piccola realtà. È difficile, però sapere che ci sono le regole e bisogna rispettarle. Vabbè. Io ci tengo questo, anche se... Ti fa male? In che mondo vivi? Marco, come si calcola la potenza necessaria per un climatizzatore in base alle dimensioni della stanza? Diciamo che in una stanza di 16-25 metri quadri normalmente basta un 9000 BTU. Ovviamente dipende da BTU ora, che è l'unità di misura anglosassone che si usa tipicamente per questi impianti. Un 3 kW per dire la nostra unità di misura europea. Ovviamente dipende dai carichi termici che sono all'interno, quante persone ci sono all'interno di una stanza, appunto. Però normalmente questo, 9000 o 12000 BTU, secondo la dimensione delle stanze. Chiaro. L'installazione è qui, perché vengono... Io vorrei sapere, perché a volte, non tutti, vengono... Vorrei sapere se a casa loro lavorano così e gli cade una cosa, dottore, mi è cascata una cosa, e segnano il parquet e poi lo sbrigo sul muro, cioè ci fanno anche dei danni. Come distinguere sulla carta un installatore bravo da un arronzone, da un pasticcione? Certo, allora queste persone, come ho detto, esiste un sito internet del Ministero dell'Ambiente e hanno anche un badge identificativo che serve per verificare che questa persona sappia installare soprattutto i refrigeranti all'interno della macchina. I refrigeranti all'interno sono quei refrigeranti che creano il freddo di cui abbiamo bisogno, certo. E dobbiamo farci mostrare un badge. E se fanno danni... Un tesserino. Se fanno danni c'è risarcimento. Cioè io chiamo tre filetti. Come funziona? Perché in teoria dovrebbero dare un certificato di corretta installazione. Certo. E quindi? Certo. E quindi no, dico, se non li fanno? Si chiama ad opera d'arte. Il lavoro deve essere fatto ad opera d'arte. Ci sono delle regole con la Camera di Commercio, con i regolamenti dovuti a quel badge che si diceva prima. E se ci sono danni, mi raccomando, mai timidezze.
E stavo pensando, sconti, bonus, perché ogni tanto un bonus ciccia da qualche parte, ce ne sono per chi volesse dotarsi di climatizzatori. Lo già accennava lui, e allora bisogna essere chiari, a parte il fatto che io consiglio sempre di andare dagli esperti che sanno esattamente tutto. Per quanto ne sappiamo noi, il bonus cosiddetto 65, che è il 65% di sconto sull'intera operazione, è quando si fa una sostituzione intera. Facciamo l'esempio, io ho i caloriferi, la caldaia, ah, e via dicendo. Voglio sostituire completamente, per aumentare il grado di efficienza energetica, tutto l'appartamento. Quindi metto vari split con quei condizionatori. Quindi passo da gas che consumo con la caldaia, sì, a elettricità. In questo caso sì, c'è il 65%. A proposito, gas naturale, ogni quanto si cambia il gas? Oppure sono circuiti, no, sigillati? Allora, queste macchine sono sigillate, non dovrebbero perdere gas. Ovviamente il tecnico, sempre qualificato, è obbligato ad andare a controllare periodicamente che la macchina funzioni correttamente, soprattutto quelle macchine un po' più grosse, magari sopra 3 kW. Quanto mi costa questa visita del tecnico? Allora, ovviamente dipende dal tecnico, comunque poche centinaia di euro. Poche centinaia di euro, quindi già siamo oltre i 100, certo, euro. Sì, ci sono addirittura però delle convenzioni, e meno male, sì, che sono state, certo, fatte a 40-50 euro. Bene. Convenzioni proprio stipulate in maniera, certo, molto corretta. Marco, io prima ho aperto la finestra perché insomma è un buon ricircolo d'aria, la mattina aiuta. Il problema è che magari uno soffre di claustrofobia e di notte non ce la fa a chiudere le finestre. Un pezzettino aperto aiuta? Se può fare? No. Ovviamente dal punto di vista energetico è dannoso, ovviamente, perché entra l'aria calda e il mio condizionatore deve lavorare di più, quindi è sconsigliato. Piuttosto ci sono degli scambiatori di calore con l'esterno in modo da recuperare l'aria esterna, però questo è un impianto un po' più evoluti. Ma dispiace, l'anticlaustrofobia costa, c'è niente da fare. Ma scusate, ma delle belle pale che girano... Ovviamente il ventilatore è quello che puoi comprare subito al supermercato, ma non ti abbassa la temperatura. Ovviamente quando sono 40 gradi, come in questi giorni, abbiamo un effetto di ventilazione che ti aiuta, diciamo, a stare meglio, però la temperatura rimane sempre la stessa. Aspetta, allora, pale e deumidificatore di quello portatile, meglio? No. Il condizionatore è, diciamo, la soluzione definitiva. Ok. Vabbè. Però sono per deumidificare, perché si sta bene e si risparmia molto. Tutti a casa di Trefiletti, io porto l'insalata di riso che è avanzata oggi, grazie. Oh.